ragazzi, ciao a tutti e ricchi, benvenuti qua su Breakfast. Ragazzi, sto gioco mi sta prendendo parecchio. Guardate un po', sono arrivato a livello 34 e ho quasi 100.000 crediti. Non ho comprato nulla, però non ho personalizzato niente perché queste cose le voglio fare insieme a voi. Difatti, vediamo un po' se magari conviene comprare un'altra auto. In fondo ho un botto di soldi, però vorrei una macchina speciale. Questa è bella, sembra, non lo so, è bellissima però. È già di per sé una classe A. 253 punti, 260, ma io quasi quasi, raga, compro questa. 26.000 crediti, ma che Sonic che ce li ha. Ok, raga, personalizziamo un pochettino questa macchina e la mettiamo alla prova oggi, ragazzi, contro gli autobus e poi magari un pochettino di online. Allora, potenziamenti, quindi è già potenziata al massimo? Impossibile. Ma Nick, questa macchina, raga, la trasforma al massimo. Ho un botto di soldi e una macchina potente la voglio. Una macchina potenziata al massimo, raga. Così anche online posso gareggiare un po' alla pari, perché di solito me superano tutti, quindi... Ok. 333 punti, raga. Non so se si può fare di più, ma guardate l'accelerazione. Eccola qua. Anello ovale esterno, è incredibile questo tracciato giocato così. Allora, 333. Allora, facciamo... Beh, ho detto con gli autobus, anche se però gli autobus di questa macchina me li mangio. Però comunque poco importa, perché è una pista veramente pericolosa. Potrei avere qualche problema. Se poi metto addirittura i danni surrealistici... Ragazzi, non ne uscirò vivo. Da questa gara Nick non ne uscirà vivo con i danni reali, perché è una gara dove ci incrociamo per tutto il tempo con gli autobus. Quindi praticamente sono spacciato, probabilmente. Ok, eccoci qua, raga. Belli pronti sulla griglia di partenza. Nick sgasa con la sua auto nuova. Ma che roba, accelerazione al massimo. Vai. Cavolo, mannaggia, ho già scassato il paraurti qua. Passa Nick, passa. Ok, mo qua so cavoli. Qua bisogna girare, bisogna tornare indietro. Benissimo. Bene, mi hanno bloccato. Completamente bloccato. Mi fate passare. Ok, facciamo un ripristina, va. Bene, ho sfruttato un ripristina, ragazzi. Sennò qua non si passava più. Ero rimasto leggermente bloccato. Quindi praticamente in questa pista bisogna poi tornare indietro. Bisogna tornare indietro, poi di nuovo tornare indietro, poi di nuovo tornare indietro. Cavolo! Oh, diciamo che ho mezza fiancata da buttare. No, se mi incastrano di nuovo so cavoli. Urca! Ecco perché vi dicevo che è pericoloso. Ho l'auto col 20% di danni, raga. Cioè, col 20% di vita più che altro. Altro che 20% di danni. C'è l'auto che va a fuoco. Però sono primo, A parte che qua c'è proprio... Non se ne capisce più. C'è il cimitero degli autobus qua, raga. Pericolo. Ok, ci stanno altri autobus più morti di me. Dai, ancora due giri. Ehi, pezzo di pazzo. Ancora due giri, raga. Devo stare attento però agli autobus che tornano indietro, Ok. Penultimo giro, raga.
E qua si scontrano. Piano 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 piano, non devo finire in mezzo a questi. Praticamente si sono distrutti quasi tutti i camion. Cavolo, di qua non si passa, e mo? È tutto bloccato, è tutto bloccato. Niente da fare, raga, non si passa. Hanno bloccato il tracciato, non si può andare da nessuna parte. Peccato, l'avrei vinta senza problemi, ma... Vabbè, comunque mi hanno dato 1400 crediti, non mi lamento. Non mi lamento proprio. Facciamo di nuovo questa gara, raga, ma questa volta però non con gli autobus, perché non si può. La facciamo invece derby di demolizione. Qua c'ho un misto di tutto, auto e tutto. Qua è più divertente, per questo tracciato almeno è divertente, perché adesso con difficoltà bloccheranno il tracciato. Quindi vediamo un po'. Ok, raga. Vediamo, mettiamo alla prova la nostra auto, raga. È un'auto potente, ha un mucchio di accelerazione. Insurgo. E fa passa. C'è una macchina potentissima, me li magna a tutti, guarda. Guarda come drifta, Nick, guarda come drifta. È bravissimo. E qua so cavoli, come sempre, eh. Oh, wow, 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 ma passa, pezzo, oh no, dove passa? Vai, Nick, vai, yeah. Che cacchio vuoi? Ma che bello. E mo me li magna tutti, me li magno. Ma che figo, raga. Il problema mo è quelli che passano per di qua. Nagga. Ok, ecco, questo è uno dei problemi. Passiamo. Perfetto. Mamma mia, ci riprovo. No, aspetta. Sì, ci riprovo. È che mi davano i soldi, ma vabbè, dai. Fa niente per i soldi. Se andavo avanti comunque mi davano qualcosa, ma dovevo perdere del tempo per ricominciare, quindi non importa. Allora, quindi devo stare attento all'uscita. All'uscita mi becco le macchine che tornano indietro, quindi è un bel problema. Guarda Nick in drifting, com'è pratico. E qua so cavoli, qua. Qua so cavoli. Ammone, andiamo. Mazza, oh. Vai, eh. C'è Brian! Non ci credo. Ammesso! Ah, sono terzo però, dai. Allora, non devo fare lo sbaglio di prima in qualche modo. Intanto passo, intanto... Oh! Bene. Dai, muoviti, 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 muoviti. Oh, oh! Ma mannaggia. Ho perso una ruota, è già finita. Mettetemi sotto. Tanto ormai ero rimasto senza ruota, quindi non andavo da nessuna parte. Mazza, raga. Oh, ci provo l'ultima volta, dai, poi andiamo nel multi. Ci provo un'ultima volta e poi si va nel multi. È perché comunque ho messo i danni reali, quindi la macchina la scassiamo come niente. Però è troppo bella, sta pista è troppo bella. Ci ho già fatto in sto tracciato un bel po' di giri. È messo. Oh, 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 oh. Ah, curva, disgraziato, curva. Ma è che è qua, oh. È messo, signori, fate passare. Che è sta ammucchiata, brutti zozzoni. Bene. Almeno c'ho le ruote ancora al loro posto. Sono sesto, ma tanto il problema lo sappiamo tutti qual è. No, 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 non mi voglio... Ecco, non mi voglio scontrare, stavo a dire. Mo ci riprovo ancora per di qua, però è brutta. Ma mannaggia lui! Oh,
ok. Beh, più o meno sono ancora vivo, raga. Rimango qui all'interno, che magari mi... Beh, insomma, mi tengo all'interno, raga. E sono addirittura secondo. C'è uno che va meglio di me. Che ho la macchina un po' troppo scassata e ancora mancano un mucchio di giri. Eccolo lì il secondo. Oh mamma, oh mamma! E ancora le ruote ce le ho. Ho ancora le ruote al loro posto, raga. Rimanco all'interno, magari mi va un po' meglio. Quello sarà il secondo. Ah, mi allargo troppo. Il cimitero delle auto. Il secondo non sta messo tanto meglio di me, difatti. Il secondo ha distrutto la macchina. Dai, 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 dai. Penultimo giro, raga. È pericolosissimo. Ho paura ad andare veloce. E se me becco uno che mi viene incontro. Ma che è successo qua? Gira, 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 gira. Ok, rimaniamo qui all'interno, raga. Oh, cavolo. Rimaniamo all'interno, raga, che forse me va bene, forse. Beh, mo comunque ci sono meno auto di prima, quindi può essere che è un po' più semplice. Bene, no, le auto mo sono veramente molte di meno. Sì, siamo rimasti in tre. Siamo rimasti in tre, ma la faccio sotto comunque. Ultimo giro, raga, ultimo. Questa è una, manca una macchina. Dov'è l'altra macchina? Ma no, il terzo si è ritirato pure. Ok, siamo rimasti in due. Ma perché le macchine si muovono ancora, però? Se si sono ritirati, perché si spostano queste macchine? Speriamo che non mi scontro col secondo. Siamo rimasti in due, ci manca solo che mi scontro col secondo. Eccolo! Ok, mo vado tranquillo, raga, non c'è più nessuno. Mo vado tranquillo, non c'è più nessuno. Ok, prima che quel tizio torni indietro e me lo becco davanti. Vai, vado a vincere, vado a vincere, vado a vincere! Ho vinto! Mamma mia, raga. È bella però sta pista, è proprio bella. Quanti soldi? 1890. Buono, buono, livello 35. Wow, ok ragazzi, abbiamo ancora un po' di minuti, quindi andiamo nel multiplayer. Addo sta multigiocatore. Ah cavolo, in questo server solo classe C come auto, quindi la mia auto non la posso usare. Devo... La Rocket poi si è declassata. Prima era classe A, mo è tornata classe C. Insomma, devo usare la Rocket, ahimè. Perché comunque nel multi non c'è molta gente. Ci stanno pochi server con un po' di persone dentro. Quindi, ahimè. Beh, comunque la macchina l'abbiamo provata. Non la provo in multi, ma amen. Qui, come notate, sono tutte classe C. E la mia che punteggio ha? 162. Beh, gli altri comunque stanno lì per lì, quindi raga, penso che sarà una gara abbastanza alla pari. C'è anche chi sta peggio di me. Oh, guarda qua, Nick 3. Non ci credo. C'è uno che c'ha quasi il mio nick. Ok, ci siamo raga. Qui i danni sono surrealistici pure, quindi dopo... Dove va quella? Ma c'è indietro. Ma guarda, oh cavolo. Ok, c'è uno che gli trema la macchina. Ma che è? Tutti che si ammazzano tra di loro qua. È brutta, è brutta, è brutta, è brutta! I danni realistici, raga, i danni realistici. Qua non si può proprio camminare. La gente lagga che è in piacere in sto server. Alleluia! E grazie per l'aiuto, guarda. Ma la mia povera macchina. Ah, ripristino disattivato, perfetto. Almeno c'ho la macchina ancora viva. Però sono ultimo.
Ma cavolo, in sto server sono tutti antisportivi, eh. Una roba assurda. Ma una roba. Cioè, ovviamente chi si trova davanti è più tranquillo, perché meno male, non è come a me che dovevo stare attento a chi ci stava dietro. Eccoli qua. I pazzi psicopatici. È messo. Guarda là, guardali. Cavoli vostri, ma io vado. Ma proprio pazzi. Ma dove andate se distruggete la macchina? Che ci risolvete? Se distruggete la macchina non vincete di sicuro. Quindi non la distruggete la macchina, no? Gareggiate. Che cacchio c'è qua? Uno squalo? C'ho una paura matta, raga. Ok, giocare contro al computer è una passeggiata, ovviamente. Ah, le persone sono aggressive al 100.000%. Guarda là. Bene, loro litigano e Nick passa. Teoricamente, bene. Quello già si è andato a schiantare contro un albero. Mannaggia, scusi, non l'ho fatto apposta. E che ho beccato una gomma da masticare, però. E che c'ho paura a fare i sorpassi, raga. C'ho paura, perché non è che non posso, non è che non ce la faccio a fare i sorpassi, ma ho paura. Vabbè, che tanto si ammazzano tra di loro, quindi l'importante è che non si ammazzano con me. Oh cavolo. Meno male che a quello l'ho evitato. Ok, tredicesimo, dai. Con la guida pulita si può fare qualche posizione, ma quello si è andato a buttare a funghi. Bene. Ozza nicchia, che manca ancora un giro. Almeno porti a casa una posizione, quattro spicci. Dai, Spitfighter! Mo te supero perché mi stai sulle scatole. Mo me lo magna questo, guarda, qua in curva. Oh cavolo, però l'ha presa bene, non ce l'ho fatta a superarlo. Ma prima o poi sbaglia, sentirà la mia pressione. Ecco, è tosto, eh? C'è un buon motore questo davanti a me. Bene. Beh, insomma. Dai che questo è l'ultimo giro, non posso sbattere. Che se sbatto, raga, distruggo la macchina al 100%. Ah, io a questo manna a quel paese. Ma porchetta! Ma perché? Cioè, dico, ok, mo faccio sbandare e lo supero. Banane! Allevate, va, che mi sono rotto di starti dietro. Allevate, buon noto! Te mando a schiantare contro qualcuno. Mi sa che gli sto a rompere proprio. Ma non c'è storia! È l'ultima! Oh, tutte e due andiamo a sbattere, eh! Però lo supero! E però mi supera un altro. E vabbè. Ma comunque, ragazzi, siamo arrivati. Oh, è meglio di niente. Una faticaccia. È perché poi alcuni hanno un buon motore come il mio. Però è stata una bella garetta, devo dire, ragazzi. È stata una bella garetta. Wow, ok ragazzi, penso che concludo qui questo gameplay, spero tanto che vi sia piaciuto. Se volete vedere qualcosa in particolare, ragazzi, scrivete giù nei commenti. Se avete qualche suggerimento da darmi, scrivete giù nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se volete ricevere delle notifiche ogni qualvolta carico un nuovo video. Ragazzi, pochi spicci, ma dato. Ragazzi, vi saluto, ci becchiamo presto, ciao alla prossima.